Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avinews. Apriamo la puntata con la festa che si è tenuta a Città della Domenica in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, quando il parco si è riempito di tanti anziani per celebrare anche la conclusione del progetto Un parco che cura. Vediamo. Città della Domenica affollata dai nonni non si era ancora mai vista e così è stato in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, quando il Parco Perugino ha accolto numerosi gruppi di anziani e loro familiari, oltre operatori di strutture residenziali, centri diurni, case di quartiere e domicilio, per un pomeriggio festoso a conclusione del progetto Il dono di Mariella Spagnoli, Città della Domenica, un parco che cura. Tra la primavera e l'estate 2023, infatti, Città della Domenica ha ospitato le attività di stimolazione cognitiva e sociale portate avanti dall'Associazione Malati Alzheimer e Telefono Alzheimer Umbria, attività rivolte a persone anziane con disturbi cognitivi di grado lieve. Questo progetto che era stato desiderato da mia mamma tende ad includere nel parco tutte le persone anziane che possono godere della natura e della vicinanza con gli animali, che è comunque propedeutica a risvegliare ricordi anche in persone che l'hanno vissuto da bambini. E è un primo inizio per poi per una collaborazione futura che continuerà. Questa è stata una giornata di festa per tutti, questa è la vera realizzazione del sogno di Mariella, portare quelle persone anche delle strutture residenziali, perché stasera qui c'erano persone delle strutture per anziani di Perugia, di Città della Pieve, di Sant'Enea e di Ponte San Giovanni, c'erano tante persone dai centri diurni Alzheimer, dell'ASL, c'erano persone anche da strutture un po' più piccole come i Volumni, come Anni d'Argento, ma anche dal domicilio ne sono venuti tanti, sono venuti i nostri assistiti ma anche altre persone che avevamo contattato e sono state felici di venire qui. Non solo i volontari abbiamo avuto anche gli scout, ci hanno dato una mano, il coro che è venuto a cantare per aiutarci, e è stato veramente un bel pomeriggio. Il pomeriggio si è aperto con una santa messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo della diocesi di Perugia, Città della Pieve. Il messaggio che parte da qui è un messaggio di vicinanza alle famiglie. Davanti a queste malattie spesso la famiglia è sola e porta un carico incredibile, una difficoltà che nasce proprio anche dall'impossibilità di poter comunicare. E noi sappiamo che la vita è comunicazione, è relazione, rassegnarsi a non aver un rapporto con un proprio familiare, un proprio caro, è davvero difficile. Oggi, nella semplicità, ci si è trovati insieme operatori, volontari, ospiti, per una giornata che ha dimostrato quanto sia importante ritrovarsi, quanto sia importante anche trovare delle forme per condividere tempo, per condividere quell'ascolto possibile, quella vicinanza, quella prossimità di cui abbiamo tutti bisogno. C'è bisogno che ci sia una filiera, una rete di servizi che possa essere adattabile alle esigenze di ciascuno. Noi abbiamo bisogno per questo di piani strutturali nazionali, abbiamo bisogno di piani regionali strutturati che possono appunto mettere insieme già quello che esiste, migliorare quello che esiste e implementare quello che invece in questo momento magari manca. E adesso la bellissima iniziativa di Un'idea per la vita Onlus a sostegno delle degenti della Breast Unit e dell'oncologia medica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Si tratta della Banca della Parrucca e ce ne parla Carla Damo. La Banca della Parrucca è realtà all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia grazie a Un'idea per la vita Onlus, associazione che ha iniziato così la sua attività a sostegno delle degenti della Breast Unit e dell'oncologia medica. Siamo molto orgogliosi di essere finalmente alla Breast Unit dell'ospedale di Perugia. Ogni primo e terzo lunedì del mese, dalle 14 alle 16, io ed Alba Asa, che è la nostra consulente, saremo lì
per fare consulenza alla donna che necessita e ha bisogno della parrucca. Parrucca che noi diamo in comodato d'uso gratuito. Ne abbiamo acquistate 10, ma tante altre ci sono state donate. Noi in giro ce ne abbiamo 7-8 e qui all'ospedale siamo già riusciti a darne una. Un progetto per prendersi cura della persona e non semplicemente prendere in carico le donne malate oncologiche. È un progetto legato proprio alla cura del benessere a 360 gradi delle malate oncologiche. Si occupa di, in qualche modo, di stare vicino alle persone che si trovano quindi ad affrontare dei percorsi molto impegnativi, talvolta anche molto lunghi, e dare anche un apporto su quelli che sono gli aspetti più inerenti alle difficoltà psicologiche e quindi anche alla cura della propria femminilità, della propria persona. Fortemente voluto dalla presidente della Onlus, Laura Cartocci, e dal suo direttivo, il progetto al centro di tutte le attività di raccolta fondi degli ultimi 2 anni vede la luce grazie al gran cuore di tanti mecenati e alla sensibilità delle istituzioni. Per le donne operate al seno diventa fondamentale ogni dettaglio, per tutti i pazienti oncologici ogni dettaglio è fondamentale. La caduta dei capelli sappiamo essere un elemento visivo che, oltre all'aspetto fisico, ha un impatto psicologico molto importante, per cui affiancarsi alle donne, aiutarle anche nella cura esteriore diventa un aiuto alla cura e un supporto in ogni momento. Quindi è un'attività fondamentale, l'abbiamo accolta con estremo piacere. Speriamo, ci auguriamo, da un lato che servano sempre meno da un certo punto di vista, ma dall'altro che possano essere veramente di supporto a tutte le donne che lo richiedono, che ne hanno bisogno. Waldo Cattaneo ha ospitato l'esercitazione di protezione civile Waldus Captaneorus, organizzata dai Geometri Umbri, che ha previsto la simulazione di attività in occasione di un terremoto. Per noi, Nicola Torrini. Oltre 100 tecnici umbri tra geometri, ingegneri, architetti e geologi hanno preso parte all'esercitazione di protezione civile Waldus Captaneorum 2023 che si è svolta a Gualdo Cattaneo, un'operazione che ha simulato una situazione di emergenza sismica ed è servita quindi a testare le modalità di intervento e di gestione di essa e a formare e tenere pronti a ogni eventualità i tecnici che lavorano nella pubblica amministrazione e professionisti che svolgono attività di volontariato nelle organizzazioni di protezione civile. L'esercitazione è stata infatti organizzata dai collegi dei geometri di Perugia Eterni, dal comune di Gualdo Cattaneo, dal gruppo comunale di protezione civile Gualdo Cattaneo 2010 e dall'associazione Geometri Volontari per la Sicurezza e la Protezione Civile. Abbiamo sempre pensato che, come dire, per contraccambiare ciò che i nostri committenti ci consentono di fare, cioè ci consentono di vivere con il lavoro che ci fanno fare, in qualche modo dobbiamo restituirlo alla collettività. E quale modo migliore se non che metterci al servizio nei momenti di emergenza della collettività, delle pubbliche amministrazioni, portando quelli che, come contributo, quello che è il nostro sapere. Il tutto ha avuto inizio all'ora X con la simulazione di una scossa di terremoto di grado 5 della scala Richter con epicentro a Gualdo Cattaneo. Scattato l'allarme, attivato il centro operativo comunale al parco Acquarossa, si è tenuto un briefing con tutte le forze mobilitate. A ciascuna squadra è stato assegnato un lavoro da svolgere. Dalle più generiche procedure, attività tipiche di ogni situazione emergenziale, come il montaggio di una tenda da campo e operazioni di soccorso con unità cinofile, fino ai sopralluoghi negli edifici. In questo momento una squadra AEDES inviata dal comune, dal COC, sta verificando se il fabbricato può essere ritenuto agibile o non agibile. Per far questo andrà a compilare una scheda AEDES, dove andrà a inserire per le varie tipologie del fabbricato e in base poi a quello che si andrà alla fine a verificare sarà riscontrato se il fabbricato è agibile o non agibile. In
ringrazio il Collegio dei Geometri e tutte le forze che si sono messe in campo per attuare questa operazione in un certo senso interforze e interoperativa, che non è mai facile mettere insieme tutte le forze che operano in contesti completamente diversi. Consento un aggiornamento professionale, nuove normative sempre in cambiamento, situazioni anche del mercato, delle professioni e degli impegni sul fronte edilizio che cambiano, e c'è bisogno quindi di un aggiornamento continuo. Credo che sia un momento importante di riflessione. Si è concluso con Parco della Pescaia in Friends, il cartellone delle feste di quartiere Perugia in Friends. Un viaggio lungo 11 tappe che ha visto tornare protagonisti cittadini, attività commerciali e associazioni per rivitalizzare i luoghi in cui vivono e operano. Vediamo! Si è conclusa con Parco della Pescaia in Friends l'edizione estiva 2023 del cartellone di feste di quartiere Perugia in Friends promosso dall'amministrazione comunale perugina. Un'avventura lunga 11 tappe in altrettante zone della città compatta in cui cittadini, associazioni e attività commerciali hanno saputo proporre programmi e iniziative partendo dall'identità del quartiere. Così è stato anche al Parco della Pescaia, importante area verde che collega la zona di via 20 Settembre con quella di Fontiveggia, che vive la difficoltà di essere luogo di transito tra zone complesse della città, ma che con questa iniziativa ha riscoperto le sue potenzialità come luogo di incontro e socialità. Un luogo che ha anche un suo edificio, una bellissima casa colonica storica che deve tornare ad essere animata in maniera costante, soprattutto tramite la presenza di soggetti e, come dico sempre, di anche esperienze differenti, di età differenti, proprio perché un territorio lo si riconquista e lo si gestisce solo e esclusivamente con l'aiuto di tutti. Per Perugia in Friends è l'ora di tracciare un bilancio, tanto più che il Parco della Pescaia ha ospitato un incontro a cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni e dei comitati che hanno collaborato alle feste. Per tutti, questa stagione di Perugia in Friends ha gettato dei semi che possono dare frutti se ben custoditi. È nata una rete che ha fatto incontrare tante realtà cittadine, tra le quali è rimasta la voglia di proseguire sulla strada tracciata, anche scambiandosi esperienze. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche un po' stancante, però veramente ripagata dalla grandissima presenza delle persone. Una delle cose più belle che è venuta fuori è stata proprio questa rete, ovvero che poi i vari quartieri non sono stati ognuno a fare la sua, chiusi su loro stessi, ma invece si telefonano le persone, si incontrano, si scambiano appunto valutazioni e si scambiano anche idee, e quindi la città cresce sempre di più. Tanto che adesso stiamo valutando e ragionando se estendere questa esperienza poi, oltre che alla città compatta, con dei momenti magari di confronto anche nel nostro bellissimo e vastissimo territorio, anche nelle zone anche un po' più periferiche. Cercheremo di tracciare il prolungamento del nostro percorso, che sarà per l'autunno e l'inverno prossimi. Il bilancio sicuramente è stato un bilancio soddisfacente. Abbiamo avuto, al di là della partecipazione in numero, ma la partecipazione agli incontri, la partecipazione allo stare insieme, che era quello che voleva muoverci. È venuto fuori un entusiasmo contagioso che ha lasciato una gran voglia di fare. Quello che tutti hanno chiesto al Comune è di esserci, di essere di supporto e di non lasciare che si disperda il patrimonio di socialità e vivacità che la città ha riscoperto. Gusto, energia, qualità. Protein è la nuova bevanda da latte scremato 100% italiano, altamente proteica, con zero grassi e ad alto contenuto di calcio. Protein è adatta a tutti, ideale per la prima colazione o dopo gli allenamenti per reintegrare il fabbisogno proteico. Protein, il gusto del latte, l'energia delle proteine. Riscaldamento, condizionamento, trattamento acqua e wellness.
Forte di un'esperienza pluriventennale, l'azienda Manutec di Ponte Valle Ceppi di Perugia è specializzata nell'installazione, assistenza tecnica e riparazione di caldaie e condizionatori. Parole d'ordine: professionalità, competenza, disponibilità e rapidità. Manutec è a Ponte Valle Ceppi di Perugia in via dei Mestieri 9. Other soon we'll meet up in the heavens. I wait alone for you. Oh, I hear them say the angels are calling me back. Quarantatreesimo Salone Nazionale del Tartufo Bianco di Città di Castello. Dal 3 al 5 novembre, con un'anteprima il 1 e il 2 novembre, va in scena l'evento che unisce tradizione e passione per il cibo. Un'esperienza unica tra esperti tartufai, collaboratori, workshop e cooking show per un viaggio sensoriale senza precedenti. Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Entra nel regno del tartufo bianco a Città di Castello. Le ragazze della Bartocini Fortimpissi Perugia sono pronte ad affrontare il campionato di Serie A2 e in vista di questa nuova importante stagione agonistica la squadra si è presentata alla città. Vediamo il servizio. La Bartocini Fortimpissi Perugia si presenta e si regala una serata con la società, la squadra e i tanti sponsor che ha aperto la stagione prima dell'inizio del campionato di volley di Serie A2 femminile. Poi la presentazione ufficiale alla sala dei notari di Palazzo dei Priori nel cuore di Perugia. Le prime amichevoli e gli allenamenti in palestra parlano di una squadra che si sta amalgamando e che ha dato segnali positivi in campo e buone indicazioni tecniche. Le aspettative sono per il ritorno nella massima serie, le intenzioni di fare bene e di vivere una stagione di pronto riscatto. La delusione, siamo ripartiti con più grinta, abbiamo visto che le aziende insomma, ci vogliono bene, ci stanno dietro, ci sostengono, quindi vuol dire che il prodotto che offriamo, insomma, l'idea di quello che offriamo piace da tanti anni, ormai questo è il settimo anno di Serie A, quindi insomma, sono tanti anni che anche tanti sponsor, tante società ci seguono, insomma, ci sostengono, quindi evidentemente qualcosa che piace ce l'abbiamo, insomma, quindi adesso manca il risultato sportivo che dobbiamo guadagnarci partita dopo partita, perché sarà molto difficile ovviamente, ci sono tante altre squadre che sono attrezzate per fare questo, quindi sicuramente ci sarà da lottare, da faticare, da tribolare e siamo pronti a questo, lo faremo credendo di aver costruito una squadra per raggiungere l'obiettivo insomma, che ci siamo dati. C'è su di noi una fiducia che cercheremo di ripagare nel migliore dei modi fin da subito, una fiducia che vogliamo che venga condivisa ogni domenica e siamo arrivati bene secondo me all'inizio della stagione, non sappiamo quello che potremo fare come risultati perché ovviamente dobbiamo ancora lavorare tanto. Però ci arriviamo come una squadra.
siamo emozionate tanto, la tensione è quella giusta, ci serve un po' di tensione perché è normale, dobbiamo solo incanalarla nel modo giusto, dobbiamo far innamorare la gente, gli sponsor, ovviamente vincendo, ottenendo qualche risultato, sicuramente ottenendo vincendo perché la gente si appassiona con quello, con le vittorie, però anche vedendo una squadra che combatte, che non molla, che gioca con l'anima, io come ho detto prima vi prometto questo perché è una caratteristica che ha la mia squadra. Alla festa di apertura nella spettacolare cornice del Castello di Monterone, come anche alla presentazione ufficiale a Palazzo dei Priori, hanno partecipato per far sentire alla squadra il loro sostegno istituzioni cittadine sportive. Non poteva mancare il Comune di Perugia per una società così identitaria della pallavolo perugina, dal settore giovanile poi vengono fuori ragazze che appunto militano nella prima squadra in una società che oramai in 7 anni si sta facendo valere sul territorio nazionale. Una società che ha investito l'anno scorso e quest'anno spera di risalire nel massimo campionato. Quindi vi facciamo davvero un grande in bocca al lupo perché la Federazione Italiana Pallavolo è vicino alle grandi società come queste che fanno appeal ma che naturalmente fanno sì che il territorio abbia la possibilità di esprimere il massimo. Un'esperienza di altissimo livello è quella che ha interessato gli studenti dell'Istituto Alessandro Volta di Perugia in collaborazione con una start-up del territorio nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ossia la vecchia alternanza scuola-lavoro. Ce ne parla Carla Damo. Un'attività di ricerca, studi ed elaborazione che ha portato gli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia a collaborare con una startup del territorio, la Gemateg Italia SRL, dando vita a un'esperienza di altissimo livello nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO, ossia la vecchia alternanza scuola-lavoro. La particolarità di questo percorso è stata che la maggior parte degli studenti ha vissuto l'esperienza a scuola e solo 2 ragazzi in azienda hanno finalizzato il lavoro sviluppato dai compagni in laboratorio. Hanno vissuto un'esperienza di PCTO a scuola come se fossero in azienda e hanno avuto la possibilità di maturare delle competenze di base, quale il problem solving o lavorare per obiettivi, lavorare in gruppo, ma acquisire probabilmente una nuova competenza che è quella del team building. Molto importante in quanto i quasi 20 ragazzi che hanno partecipato a questa esperienza provengono dai diversi indirizzi della scuola, quindi chimica, elettrotecnica ed elettronica, meccanica, meccatronica, energia, informatica e telecomunicazioni. Il rapporto tra l'ITTS Volta e la Gemateg Italia SRL, la cui azienda madre è stata fondata negli Stati Uniti da Perugini, nasce lo scorso anno quando la startup ha chiesto di poter avviare una collaborazione per un'attività di ricerca e sviluppo di un segmento specifico di prodotto. Noi siamo una startup che lavora su sistemi di raffreddamento a liquido per server e computer. Il cuore del nostro sistema è lo scambiatore che porta via il calore dalla CPU, dai server che raffreddiamo. Con i ragazzi li abbiamo stimolati sul fatto che ci serviva studiare un sistema, un coperchio per questo scambiatore un po' innovativo, un po' particolare. E loro si sono ingegnati nel disegnare alcune soluzioni e poi stamparle con la stampante 3D a resina che abbiamo qui in classe e hanno realizzato vari prototipi che poi i loro compagni che stanno lavorando presso di noi in azienda hanno testato e diciamo che abbiamo visto cose abbastanza interessanti. Molto soddisfatti i ragazzi che hanno fatto parte di questa esperienza.
dal punto di vista lavorativo, proprio ci ha dato quelle che sono le competenze e diciamo andare a trasportarci proprio nel contesto, ovvero avere dei compiti e cercare di risolverli nel minor tempo possibile con la maggiore efficienza, il cosiddetto proprio problem solving. Mi è piaciuto molto collaborare con altri ragazzi di altri indirizzi e quindi comunque mettere le nostre competenze, ciascuno aveva competenze diverse, e unirle per riuscire a fare ciò che siamo riusciti a fare. Entriamo nel mondo di Flexor Lab ora e andiamo a conoscere la nutrizionista che collabora con il personal trainer della palestra per offrire un servizio integrato nell'ambito della ricomposizione corporea. Sentiamo. La stretta connessione tra alimentazione e sport non è più patrimonio culturale esclusivo degli atleti, ma sta entrando sempre più nella coscienza collettiva. D'altronde, per raggiungere il benessere psicofisico bisogna infatti agire contemporaneamente su più aspetti della vita quotidiana, in particolare appunto proprio sulle scelte alimentari e le attività fisico-sportive. Alla luce di tutto ciò, lo studio medico Flexor Lab di Perugia ha introdotto una nuova figura professionale, quella del nutrizionista, che da alcuni mesi collabora a stretto contatto con i personal trainer della palestra interna, con l'obiettivo di dare un servizio ancora più completo in tema di ricomposizione corporea. Un piano nutrizionale, quindi una dieta, non può essere, diciamo, di successo reale se non è associata a uno sport, a un piano di allenamento, perché io posso perdere peso facendo la dieta, ma se non costruisco muscolo, se non do tonicità al mio corpo, perdo peso e magari perdo anche appunto massa muscolare, divento meno tonico. Un cliente, quando entra, come prima cosa passa dalla nutrizionista, fa una visita con lei, comprensiva di dieta, BIA, tutto quello che serve a noi per capire come lavorare sul cliente. Una volta analizzato tutto questo processo qua, viene da noi, per proseguire poi insieme, per cucire un allenamento su misura per questa persona al fine del raggiungimento dei suoi obiettivi. I piani nutrizionali e di allenamento volti all'aumento della massa muscolare e alla diminuzione della massa grassa vengono stilati previa approfondita analisi del paziente e un costante confronto tra nutrizionista e personal trainer. Viene fatta un'anamnesi alimentare e metabolica. Ovviamente la parte dell'attività fisica viene richiesto il piano di allenamento per poter anche andare a predire quante calorie assume e quante calorie brucia. Successivamente viene fatta un'analisi antropometrica, quindi peso, altezza, circonferenze, e infine l'analisi più importante, che è l'analisi bioimpedenziometrica, che viene fatta tramite un macchinario specifico di ultima generazione, grazie alla quale, tramite degli elettrodi e l'impedanza elettrica, si va a predire la massa magra, quindi la massa muscolare, e la percentuale di massa grassa. Definiti questi aspetti, si organizza quindi anche il lavoro in palestra con personal trainer. Ma la palestra di Flexor Lab nasce anche e soprattutto in un'ottica di riabilitazione medical fitness. Noi suddividiamo il lavoro in tre fasi. Una prima fase che chiamiamo fase acuta, dove il cliente sta con i terapisti di sotto in fisioterapia, dove vengono applicate terapie con macchinari all'avanguardia, soprattutto antinfiammatorie, per togliere il dolore. Poi c'è una seconda fase dove sale nella palestra di riabilitazione, dove viene seguito al rapporto 1-1 con fisioterapisti e kinesiologi. E praticamente in questa fase fa un primo riapproccio al movimento e ai primi carichi. Nella terza fase subentriamo noi, riportiamo il paziente barra cliente all'attività di tutti i giorni, quindi riprepariamo il suo corpo, il suo organismo ai carichi che gli venivano attribuiti durante tutte le giornate.
Chiudiamo con Risparmio Energetico, un'azienda che sta crescendo nel territorio in un'ottica green e ha aperto la sua seconda sede a Taverne di Corciano. Non un semplice showroom, ma uno spazio interattivo di cui ci parla Carla Damo. Con il suo approccio innovativo e la sua ottica green, l'azienda Risparmio Energetico cresce nel territorio e apre la sua seconda sede a Corciano, nell'area di Taverne, che si aggiunge a quella storica aperta ormai 26 anni fa. Questo è un importantissimo momento per la comunità, innanzitutto come sindaco di Corciano, appunto come lei diceva, una gioia doppia. Doppia perché una realtà che già era insediata nel nostro territorio cresce, e già questa è una grande soddisfazione, e cresce restando nel territorio di Corciano. L'azienda, guidata dai fratelli Tufi, è un gruppo di lavoro importante, passato da 3 a 17 occupati in pochissimo tempo, di cui 3 di nuova assunzione per l'impiego nella nuova sede. Inauguriamo questa sede per accogliere clienti e professionisti e progettisti, per trovare un luogo in cui avere risposte alle proprie esigenze impiantistiche. Quindi realizziamo impianti di climatizzazione, di riscaldamento, caldaie, caminetti, stufe, idraulica e trattamento delle acque. E qui abbiamo finalmente lo spazio adeguato per accogliere tutti. È stato realizzato infatti uno showroom interattivo, luogo di incontro dunque non solo con i clienti ma anche con i professionisti, scuole e istituzioni, dove periodicamente verranno organizzati incontri dedicati a tematiche di attualità legate al risparmio energetico. Il primo di questi ha già dato modo di discutere del nuovo bando per impianti a biomasse e pompe di calore a fondo perduto della regione Umbria. È uno strumento potentissimo che ha come obiettivo, ne ha più di uno, ma il principale è quello di sostituire le vecchie stufe che sono più inquinanti di quelle moderne a favore di quelle moderne, e quindi benefici ambientali per tutti e grande finanziamento regionale, perché immaginate che un camino che fino allo scorso anno uno avrebbe dovuto acquistare spendendo 4.000 euro, oggi si può fare soltanto con 200-300 euro. Noi seguiamo tutto l'iter burocratico, dalla presentazione delle pratiche fino all'erogazione dei contributi e ovviamente tutti i lavori, fornitura, montaggio e collaudo. La filosofia aziendale è infatti quella di accompagnare il cliente in tutto il percorso, dall'analisi delle esigenze espresse fino a una scelta consapevole. Dopo un'approfondita fase di ascolto scaturiscono praticamente le nostre soluzioni, che non sono mai univoche. Pertanto il cliente si trova a poter fare consapevolmente una scelta, seguiti da noi che siamo sicuri di poterli indirizzare tra le varie opportunità presenti. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da Avinews è tutto, un buon proseguimento!